Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura partiamo con la pagina sindacale parlando della vertenza Rolli-Salpa di Roseto degli Abruzzi perché il presidente vicario della regione Giovanni Lolli ha annunciato che si è conclusa in maniera positiva la vertenza che andava avanti da circa, anzi da poco meno di un anno. Allora, ascoltiamo l'intervista al presidente Lolli. Presidente Giovanni Lolli, si è conclusa la vertenza Rolli di Roseto. Sì, la vertenza Salpa per l'esattezza si è conclusa positivamente, è durata 8 mesi, è stata una cosa molto complessa. Si è conclusa, devo ringraziare intanto la RSU, i lavoratori, le rappresentanze sindacali, l'azienda, la Confindustria e la Confagricoltura che ci hanno aiutato e soprattutto anche il Comune di Roseto. Tutti quanti hanno lavorato a creare le condizioni perché questa azienda, vorrei ricordare a tutti, parliamo di un'azienda che dà lavoro a più di 1.000 abruzzesi, e quindi è una delle principali aziende della nostra regione e soprattutto è un'azienda che ha fatto una scelta, io l'ho definita una scommessa, molto importante, e cioè la scommessa associando 330 soci, che sono 330 allevatori, coltivatori, la gran parte dei quali sono abruzzesi, quella cioè di uscire sul mercato con un prodotto molto certificato che esce sul mercato con un costo maggiore rispetto alla concorrenza, ma che però punta tutto appunto sulla qualità e sulla sostenibilità. Questo gli sta dando una grande visibilità sui mercati internazionali. Oggi Rolli è il primo esportatore italiano e soprattutto adesso sul mercato americano si sta lanciando con bellissime prospettive. Da questa nostra vicenda viene fuori un sistema di relazioni sindacali più continuo, più ordinato, che funziona meglio, serve ai lavoratori per essere più garantiti, ma serve anche all'azienda per avere una maggiore collaborazione. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo in provincia di Pescara dove il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito ha presentato la sua candidatura all'interno del centro-sinistra per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Pescara. Alla tornata elettorale, che vi ricordo è di secondo livello, cioè non votano i cittadini ma gli amministratori, concorrono anche Antonio Zaffiri per il centrodestra e Vincenzo Catani per Abruzzo Insieme. Sentiamo il servizio e l'intervista a Luciano Di Lorito. Le problematiche e quindi le responsabilità sono tante ed è per questo che bisogna fare squadra, fare rete, a prescindere dall'orientamento politico, dalle ideologie, e quindi io cercherò di coinvolgere tutti, destra, sinistra, e cercherò anche un dialogo con 5 Stelle. Qui dobbiamo affrontare problematiche, dare priorità e risolvere, dare risposte ai cittadini rispetto a quelle che sono due questioni importanti, la viabilità e le scuole. E quindi capite bene quanto importanti siano questi due settori. Lei è anche sindaco, insomma, che cosa si aspetta dalla provincia e che cosa può fare lei con la sua esperienza di sindaco per migliorare la provincia? Ecco, io cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza di sindaco di una grande città. Da 7 anni sono sindaco, ho anche un'esperienza da consigliere provinciale prima della Delrio e dopo la Delrio, e quindi cercherò con umiltà e modestia di mettere a disposizione al servizio, perché è proprio un servizio, essendo una carica totalmente gratuita, al servizio di questa comunità. Spero di esserne all'altezza, ma comunque ce la metterò tutta. Che provincia trova? La provincia, credo che l'amministrazione Di Marco abbia, diciamo, nell'incertezza gestito questa fase di assoluta incertezza che oggi c'è tuttora rispetto a quelle che era la riforma Delrio, dove un giorno sì e l'altro pure non si sapeva se andare avanti e come andare avanti. Quindi devo dire che ha fatto un grande lavoro e questo lavoro bisogna continuarlo, ovviamente insieme a tutte quelle problematiche che non sono state affrontate. E quindi grande ascolto dei territori e priorità. Aree interne sicuramente da curare, soprattutto dal punto di vista della viabilità.
Certamente, assolutamente le aree interne devono essere ascoltate, i piccoli comuni soprattutto, e essere loro di supporto su tutte le questioni, anche quelle questioni che non attengono alla provincia, essere un po' il fratello maggiore di un sindaco quando quel sindaco si vede perdere servizi, che possa essere un ufficio postale, che possa essere un tribunale, che possa essere un ospedale al fianco delle comunità, non solo per quello che ci compete. Ed ora andiamo avanti con una notizia che riguarda ancora la vicenda di Strada dei Parchi e della messa in sicurezza di A24 ed A25. La concessionaria ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una diffida per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in sicurezza dei viadotti, fondi che sono stati inseriti nel decreto Genova e che sono stati oggetto nei giorni scorsi di numerose polemiche perché prelevati dal master plan. Si chiede di voler adottare senza ulteriore indugio e comunque entro non oltre 5 giorni ogni atto autorizzativo teso a consentire l'avvio dei lavori urgenti o comunque ritenuti necessari, con ogni conseguente assunzione di responsabilità in caso di ritardi o espresso diniego. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il ministro Toninelli ha lanciato l'allarme sull'urgenza della messa in sicurezza di A24 ed A25. Ventilando anche l'ipotesi di limitazioni o addirittura della chiusura al traffico di parte dell'arteria stradale che collega Lazio ed Abruzzo. Sia il deputato di Leo Nico Stumpo che Stefania Pezzopane del PD hanno sollecitato il ministro a riferire in Parlamento e nella Commissione Trasporti sulle condizioni di sicurezza dell'autostrada, che in queste ore sono messe in forte dubbio. Il concessionario, d'altra parte, dice di non condividere l'allarmismo e con un comunicato a firma del vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, spiega che l'autostrada è sicura al traffico normale, tenendo presente però che il 60% delle infrastrutture in Italia non è a norma antisismica. La diffida, conclude la nota, si è resa necessaria perché devono essere sbloccati i decreti autorizzativi che il Ministero deve emanare. Infine, la Confcommercio Abruzzo ha chiesto un incontro al prefetto di L'Aquila, Giuseppe Linardi, per verificare, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e al concessionario, le azioni da intraprendere per la tutela della sicurezza dei cittadini. Ed ora ci spostiamo ad Avezzano, dove ieri mattina nella sede della TUA si è tenuto un incontro sindacale in merito al passaggio delle linee per Roma da TUA a Sangritana. Vediamo. Che cosa è emerso da questo incontro, da questo confronto con le sigle sindacali e con i lavoratori? Ma un incontro con i lavoratori, con le sigle sindacali, alla presenza del consigliere delegato Maurizio Di Nicola insieme all'assessore Lorenzo Berardinetti. È stato un momento, diciamo, di ascolto relativamente alle varie questioni che ci sono qui nel distretto di Avezzano. Uno dei punti caldi è quello del passaggio delle linee commerciali da TUA a Sangritana. Comporta ciò qualche difficoltà, ma soprattutto questioni che i lavoratori del sindacato ci hanno posto. Insieme, accompagnata a questa questione, c'è anche la situazione relativa alla dotazione del personale, ma non solo, ma c'è anche stato tirato fuori la questione del biglietto unico, soprattutto nel circuito della provincia dell'Aquila e Marsicano. Siamo rimasti che nell'arco di qualche giorno rivedremo, il consigliere De Nicola sta studiando e sta approfondendo se si riesce a trovare soluzioni, soprattutto a posticipare per il momento questa data del 1° novembre e nel caso poi a trovare una soluzione definitiva. Insomma, se si trova qualche scucitura e si trova la possibilità, senza che questa possa incorrere a penalizzazioni da parte degli organi di controllo e quindi far rimanere in piedi il servizio pubblico con affidamento da parte della Regione a TUA, siamo tutti quanti contenti.
Adesso a Pescara, dove il centro estero della Camera di Commercio, assieme alla rivista Forbes, hanno organizzato una 3 giorni in cui sono stati invitati una 60ina di buyers e più che altro americani interessati ad investire nel mercato immobiliare abruzzese. L'iniziativa è partita da un articolo della rivista specializzata pubblicato sul borgo di Città Sant'Angelo, inserito nella top 10 delle città dove andare a vivere. Tra l'altro è notizia di oggi che la stessa rivista ha indicato Roccaraso come meta ideale ed alternativa valida alle stazioni alpine dove trascorrere le prossime vacanze invernali. Il servizio. 60 potenziali acquirenti di proprietà immobiliari che provengono sostanzialmente dagli Stati Uniti d'America sono arrivati qui a Pescara perché ci fu quell'articolo, anche quell'articolo in cui Città Sant'Angelo veniva definito il posto migliore in cui abitare. È un'occasione importante per un borgo come quello di Città Sant'Angelo, ma anche per tutto l'Abruzzo. Sì, tengo a sottolineare che questa è un'iniziativa che vuole presentare l'Abruzzo. Poi Città Sant'Angelo è stata presa in considerazione proprio grazie a questa rivista che si occupa di immobiliare, che questa mattina ha fatto qui a Pescara il convegno. È veramente con grande orgoglio che noi accogliamo questi investitori americani affinché si decidano a venire ad abitare in Abruzzo. Faremo di tutto per convincerlo stamattina. Io infatti ringrazio la Camera di Commercio di Pescara perché continua il lavoro che ha iniziato il compianto Daniele Becci, e secondo me questa è la strada giusta per far conoscere l'Abruzzo, che io sostengo e ribadisco non conosce nessuno. Che carte abbiamo per farli venire qui? Beh, la carta che abbiamo è la nostra regione, la bellezza, la cultura, l'ambiente soprattutto, la cucina, l'enogastronomia e, perché no, la bontà della gente che la abita. Lei si è offerto di far fare un giro a Città Sant'Angelo nel suo paese? Sì, mi sono offerto di far fare un giro, possibilmente un'intera giornata, per fargli vedere sì i posti, per fargli gustare i nostri prodotti, per fargli visitare le nostre aziende e per fargli ammirare il nostro paesaggio. Ecco, 60 investitori sono, diciamo, l'aperitivo, si spera che ne arrivino molti di più. Sì, diciamo, si spera che ne arrivino molto di più, però è vero anche che dobbiamo mantenere sempre il livello e la qualità. Noi dobbiamo fare con investimenti qualitativi. Noi abbiamo oggi da offrire, oltre alle abitazioni, oltre all'ambiente, anche l'assistenza. Non ci dimentichiamo che non siamo secondi a nessuno, nemmeno per l'assistenza medica, non siamo secondi a nessuno per lo shopping, non siamo secondi a nessuno per lo sport. Si scia guardando il mare in Abruzzo, c'è un campo da golf, quindi possiamo dare a 360 gradi a queste persone che decidono di lasciare la propria patria per venire in Abruzzo tutto quello che vogliono e tutto quello che desiderano. Stiamo in tema di turismo. Annunciato questa mattina l'accordo con Costa Crociere da parte dell'aeroporto d'Abruzzo per i nuovi voli che permetteranno ai passeggeri di raggiungere direttamente dallo scalo abruzzese alcune destinazioni che fanno parte dei tour delle navi della Costa Crociere. Sentiamo il servizio di Vestina News. India, Maldive, Dubai e Nord Europa. Adesso tutto questo sarà possibile partendo dall'aeroporto d'Abruzzo grazie alla rafforzata partnership con Costa Crociere. Infatti, a partire dal gennaio 2019 con la formula volo più crociera, inaugurazione il 18 gennaio con il volo diretto a Dubai, l'aeroporto d'Abruzzo si candida ad essere il primo degli scali minori con partenza ed arrivi intercontinentali, così come ci dicono Enrico Paolini, presidente Saga, e Giuseppe Tosto di Costa Crociere. Abbiamo lavorato insieme a Costa Crociere per avere questa bella notizia che diamo oggi, e cioè che da gennaio potremo volare da Pescara a Dubai o da Pescara a Mumbai in India con un volo diretto che ci poi farà salire su una Costa Crociere, fare la nostra crociera di 7 giorni, tornare a Dubai o a Mumbai in India a seconda delle destinazioni e tornare a casa con un aeroplano
quindi comodamente dall'aeroporto d'Abruzzo si va in giro per il mondo con voli intercontinentali e crociere di primo piano che arrivano fino alle Maldive. Nessuno avrebbe pensato che si poteva andare dalle Maldive partendo da casa, diciamo comodamente. La cosa che più mi interessa di dire oggi è che la reputazione di questo aeroporto con i voli intercontinentali di Dubai e Mumbai diventa molto importante, e la reputazione dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo è ciò che ci consentirà di arrivare all'obiettivo che ci siamo dati del milione di passeggeri. Non avendo una reputazione, rimanendo un piccolo aeroporto di periferia, non andremo da nessuna parte, e quindi l'accordo di oggi vale doppio. È un aeroporto centralissimo, comodo, che ci permette di poter in questo momento programmare soltanto 4 pacchetti turistici per il 2018, ma guardare al futuro con occhi assolutamente positivi e con una programmazione più ampia, inserendo anche altre destinazioni. Per il 2019 abbiamo programmato quindi 4 voli, nel 2020 speriamo di poter implementare anche il volo sui Caraibi e magari su qualche altra destinazione, rendendo ancora più completo il programma di pacchetti volo più crociera da poter offrire alla regione. Dura presa di posizione delle principali organizzazioni datoriali abruzzesi contro la regione, che ha dirottato dai confidi alle banche i fondi comunitari destinati alle garanzie delle imprese. Per le associazioni a soffrirne saranno le migliaia di piccoli e microimprenditori del territorio che non avranno più accesso al credito. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Le federazioni regionali datoriali dell'Abruzzo protestano contro la scelta della regione di escludere i confidi abruzzesi dalla gestione dei fondi destinati alla gestione delle garanzie per le imprese. Si tratta di fondi comunitari che sono già attualmente gestiti dai confidi locali. Parliamo di un erogato di oltre 63 milioni di euro distribuito a quasi 1000 aziende del territorio senza alcun costo a carico della regione. Ora, senza i confidi, chi garantirà le piccole imprese? Questa è una bella domanda, perché se si vuole effettivamente distruggere il sistema dei confidi in Abruzzo, i conti li pagheranno tanti piccoli e soprattutto microimprenditori che non fanno altro che affidarsi ai confidi come ultimo baluardo per ottenere credito dalle banche. Il credito bancario è ovviamente insostituibile come strumento di sviluppo e di stabilizzazione delle imprese, e questa funzione l'hanno sempre svolta storicamente in Abruzzo come in tante altre zone d'Italia ai confidi. Questa scelta discutibile, comunque verticistica, della regione mette in condizione i confidi già fortemente in difficoltà per la crisi economica che dura da tanti anni, veramente di chiudere. Maggiormente penalizzate da questa scelta, sostengono le federazioni datoriali che oggi protestano, saranno le migliaia di piccoli e microimprenditori abruzzesi che non avranno più accesso al credito. In Abruzzo il 51% di aziende è costituito da 1 a 9 dipendenti. Contestiamo perché la Regione attraverso FIRA ha messo un bando che non va nella direzione di risolvere i problemi delle imprese. Noi negli ultimi 7 anni in Abruzzo le piccole imprese, l'artigianato, hanno perso quasi 1 miliardo di euro di credito da parte delle banche. Queste misure che dovrebbero aiutare e favorire l'accesso al credito del mondo della microimpresa attraverso un bando europeo che non vede il ruolo fondamentale del sistema delle garanzie abruzzese non coglierà quelli che sono i suoi obiettivi. Secondo lei è impossibile che la Regione non abbia considerato che scardinare questo sistema imprenditoriale sarebbe un disastro per l'Abruzzo? È sotto gli occhi di tutti che c'è un danno importante per il nostro tessuto industriale, artigianale, turistico. Insomma, le forze economiche di questa Regione fino ad oggi hanno fatto affidamento anche sulle garanzie dei confidi, proprio perché l'accesso al credito non è sempre agevole. Presentato presso la filiale di Pescara Colli della BCC abruzzese il nuovo progetto della Officina della Salute a cura dell'abruzzese Salute Mutua, che in collaborazione con il poliambulatorio Stenella darà la possibilità a 60 soci di avere visite mediche senza alcun costo. Sentiamo il servizio.
Michele Borgia, presentate questo nuovo progetto qui alla BCC Abruzzese, il progetto dal nome Officine della Salute, che si avvale ancora una volta dell'appoggio dell'Abruzzese Salute Mutua. Abbiamo cercato di fronteggiare le difficoltà che le famiglie in questo momento storico continuano ancora ad avere, soprattutto le famiglie socie e clienti della BCC Abruzzese, attraverso la mutua. L'Abruzzese Salute è la mutua costituita dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzese. È un'iniziativa che tende a prevenire eventuali patologie di varia natura. È un sistema che cerca di mitigare quindi tutte le difficoltà conseguenti alla scoperta di patologie tardive e quindi abbiamo stipulato un accordo con il poliambulatorio Stenella, che è uno dei più qualificati poliambulatori abruzzesi, in cui lavorano medici di altissima levatura professionale. E questa circostanza permetterà a 70 fra soci e clienti della banca e quindi della mutua dell'Abruzzese Salute di poter beneficiare gratuitamente in alcune date specificate secondo un programma pattuito con il poliambulatorio Stenella, potrà consentire quindi a 70 nostri soci e clienti di beneficiare di questa attività in maniera completamente gratuita. Quindi i soci potranno chiamare un numero di telefono che sarà indicato loro sul sito della mutua e sul sito della banca e contattare il personale di Stenella direttamente prenotando a nome dell'Abruzzese Salute. Lo scorso fine settimana cuochi di ieri e oggi si sono ritrovati a Villa Santa Maria in provincia di Chieti affollando le vie dello splendido Borgo del Chietino per la 40ª edizione della rassegna loro dedicata fra cooking show, dibattiti ed incontri. Il weekend è trascorso con un'affluenza numerosa di pubblico che ha scelto anche di cenare con i piatti cucinati dagli chef del posto, vera anima della rassegna. Tra gli ospiti i chef Alessandro Circello, Sabatino Lattanzi e Ivan Jurato direttamente da Masterchef, che hanno cucinato insieme al pubblico svelando i segreti delle loro preparazioni per riprodurre anche a casa piatti da Top Chef. Una due giorni che si è conclusa con la scenografica, la state vedendo, esposizione dei buffet dimostrativi composti da frutta dolce e sushi realizzati per l'occasione dai giovani studenti dell'Istituto Alberghiero Marchitelli. Ed ora la pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, seduta mattutina per il Delfino in vista dell'anticipo di La Spezia. Partenza anticipata per i biancazzurri nel tardo pomeriggio all'arrivo in Toscana, dove domani mattina sarà svolto l'allenamento di rifinitura prima della partenza proprio per La Spezia. Mancheranno Scognamiglio, Antonucci e Capone. Monachello questa mattina si è allenato regolarmente e se anche domani darà buone risposte l'attaccante sarà al centro del tridente con Marras e Mancuso ai fianchi. Anticipata anche la conferenza pregara del tecnico Pillon che andiamo ad ascoltare. Ma le sfide sono soprattutto psicologiche, nel senso di concentrazione, di attenzione, però abbiamo una partita molto difficile, credo che l'attenzione, la concentrazione in una partita così deve essere fondamentale, perché lo Spezia è dietro di 3 punti, lì lotta anche loro per il vertice, perciò è una tappa secondo me molto importante. Anche per vedere la maturità della squadra che vediamo se siamo maturi da questo punto di vista, perché io conosco l'ambiente, è un ambiente infuocato, sarà una battaglia su tutti i palloni, perciò è un bel test, una verifica importante. Sappiamo le difficoltà che ci sono, sappiamo che loro sono un attacco molto veloce, molto rapido, che ribalta molto bene in fronte, è una squadra anche organizzata, allenata bene, che ci assomiglia molto anche con me sotto l'aspetto tattico. Dopo 7 partite, insomma, sono talmente poche che non dobbiamo farci condizionare dalle posizioni in classifica, da niente. Noi dobbiamo scendere in campo, giocarcela come abbiamo sempre fatto, ce la giochiamo sempre con qualsiasi squadra e andremo anche lì, ce la giocheremo. De Sole sta facendo molto bene, secondo me, però abbiamo
Nelle ultime partite, insomma, credo che Maras, Mancuso e lo stesso Monachello abbiano fatto molto bene. Perciò tutti vengono considerati, però bisogna tenere anche questo aspetto qua in considerazione, quello che è stato fatto, nel senso che nell'ultima partita secondo me ha fatto un grosso lavoro anche Monachello, ma a me è piaciuto molto. Perciò la squadra dobbiamo valutare bene le scelte che si fanno. È chiaro che a me è un giocatore che mi piace molto, Nando, perciò avrà il suo tempo e il suo spazio. Perciò valuteremo tutto, insomma, anche da questo aspetto. Ma Coco si allena sempre bene, sta bene, così come gli altri, come De Sole, come Greco, come stanno bene. Lo viene sempre acceso dal punto di vista psicologico, perché è chiaro che insomma. È chiaro che un giocatore che non gioca un po' di rabbia ci deve essere, perché è guai se non fosse così. Guai se uno accettasse di stare sempre fuori e non c'ha questo, come si dice, questa rabbia agonistica che ci deve trasformare sul campo poi. E quando viene chiamato in causa deve essere pronto. E questa rabbia deve trasformare in una rabbia positiva, non negativa. Stasera torna in campo la Serie C con il Teramo, chiamato alla prima vittoria in campionato contro il Fano, allenato da Massimo Epifani. Sarà l'esordio sulla panchina biancorossa per Agenore Maurizi, che dovrebbe riproporre il 3-5-2. Il servizio è di Jacopo Forcella. L'esordio di Agenore Maurizi sulla panchina del Teramo coincide con l'appuntamento delicatissimo al Bonolis contro il Fano. Per il tecnico originario di Colleferro, questo pomeriggio il primo banco di prova si chiama Fano. I granata di Massimo Epifani, che domenica hanno battuto di misura la Gianna Erminio, lotteranno col diavolo fino alla fine per la permanenza nella categoria. Ed è per questo che il Teramo ha l'obbligo di centrare un risultato positivo. Dovrà farlo senza Altobelli e Proietti e con un Di Renzo a mezzo servizio. Il difensore ha una spalla lussata a conseguenza della gara di sabato a Rimini. Il centrocampista invece salterà la gara interna e la trasferta del Brianteo di Monza di domenica a causa delle due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso del Romeo Neri poco prima della rete del pareggio finale. Per quanto riguarda l'attaccante invece qualche piccolo fastidio alla schiena, ma è stato convocato, anche se Maurizi lo porterà accanto a sé in panchina, mentre dal primo minuto a reggere il peso dell'attacco dovrebbe esserci Gianmarco Piccioni. Con lui Bacio Terracino, che aggerrà da seconda punta. In mediana Ranieri sarà il costruttore di gioco, mentre gli interni dovrebbero essere De Grazia e Spighi, forse uno degli uomini più in forma di questo inizio opaco di campionato. Sugli esterni Mastrilli a sinistra e Ventola a destra per un 3-5-2 che dovrebbe prevedere il rientro di Caidi con Speranza e Piacentini, favorito su Fiordaliso in difesa. Nei marchigiani di Massimo Epifani, che si presenteranno col modulo speculare a quello del diavolo, Ferrante e Fioretti, interpreti della prima linea, con Selasi in mezzo al campo e con due ex, Lulli e Diallo, in un centrocampo folto che vedrà la presenza anche di Acquadro e Setola. Nella settimana dei tre impegni e delle due trasferte andate così e con un cambio tecnico appena assimilato, il Teramo ha l'opportunità di rilanciarsi in classifica prima dello scoglio Monza di domenica pomeriggio. Fischio d'inizio alle ore 18:30, arbitra l'Ilario Guida della sezione di Salerno, assistenti Spiniello di Avellino e Nasti di Napoli. Ora scendiamo in Serie D. Il neo allenatore Fabio Montani ha diretto ieri il primo allenamento della Vastese in vista del match di domenica a Iesi. Subito dopo ha rilasciato le prime dichiarazioni. Noi le andiamo ad ascoltare. Questi sono momenti particolari che nel calcio non li scopro certo io, quando purtroppo c'è un esonero, c'è un avvicendamento e è evidente che c'è qualcosa purtroppo che non è andato. Di conseguenza trovi un po' solito spogliatoio un po' abbacchiato, musi lunghi, perché giustamente vuol dire che alcune cose o più di qualcosa non è andato bene, perché c'è stato un esonero. Quindi in questo momento il lavoro che mi aspetta è enorme, ma in principal modo lei ha sentito queste parole perché ho notato ovviamente uno spogliatoio molto giù di morale. In questo momento la cosa che più mi preme è toccare le corde giuste di questi ragazzi, perché secondo me questa è una squadra che ha grande qualità, e quindi cercare di fargli rialzare un po' la testa. Ho visto la partita con il Francavilla, che pareggiarono due pari, vincevano 2-0. Ho avuto la conferma che è una squadra che secondo me c'è tanta qualità. Evidentemente purtroppo le cose
sin dall'inizio, perché col Francavilla mi sembra che era la quarta, se non ricordo male, e si vedeva che c'era una pesantezza mentale, c'era qualcosa, la squadra era un po' col freno a mano tirato. Poi sul 2-0 si è abbassata tanto, sintomo di una non fiducia. Quindi ho avuto un po' conferme su quello che ho trovato oggi. Secondo me è una squadra che ha gli interpreti ideali per giocare 4-3-3. Io non sono assolutamente un integralista. Quando tu subentri, ovviamente devi essere bravo, dal mio punto di vista, a fare il cappotto alla squadra in base ai giocatori che hai. Questa squadra, secondo me, potrebbe assolutamente giocare con un sistema di gioco tipo il 4-3-3, perché hai tante ali. Ma ripeto, adesso i sistemi di gioco, i numeri sono importanti, perché l'organizzazione di gioco, secondo me, è importante, ma adesso è molto più importante l'aspetto mentale. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.